Benvenuti a tutti. Oggi è mercoledì, 10 agosto 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Capricorno. Alla ribalta con la coppia Luna-Plutone. Tripudio dei segni di terra e dei pianeti che vi sono contenuti quest'oggi, due sono nel vostro segno, Plutone e la Luna, altri tre, e non da poco, in trigono. Ovvero Mercurio, Marte e Urano, rispettivamente l'intelligenza, l'azione tenuti insieme dall'ingrediente più importante, la libertà di esprimersi e di agire come meglio si crede. Occhiolino dalle stelle dunque per chi guarda oltre confine, esattamente ciò che avete in mente, e non parliamo del bel viaggetto che vi state godendo ora, ma di un master all'estero o un trasferimento, pensieri che vi solleticano da tempo, e se la vostra sede ha filiali straniere, perché non giocarvi questa carta? Incapacità di esprimere i propri sentimenti, le proprie idee, di esporre le proprie ragioni. C'è un vuoto intorno alla tua persona che determina un profondo scoraggiamento. Poca armonia e poca volontà in tutto quello che si fa, scarsa riflessione e impulsività. I contatti con persone che hanno a che fare con moda, arte o bellezza. Sii attivo e, se desideri qualcosa, datti da fare con più grinta. Favoriti i viaggi. Oggi siete particolarmente distratti, attenti alla guida, a non dimenticare le chiavi di casa dietro la porta, a non smarrire cose care e preziose. Fate più attenzione e concentratevi per bene su quello che state facendo. Gli scenari che si concretizzeranno oggi potrebbero davvero darvi nuove sensazioni e nuove emozioni tali da farvi ritenere i progetti per il vostro personale futuro insufficienti. Progettate cose nuove. Oggi potreste essere molto distratti e per questo potreste trovarvi in situazioni imbarazzanti come trovarsi al supermercato, o a fare benzina, senza denaro. Provate a essere meno agitati. Fatevi promotori di voi stessi, non lasciate al caso nulla di quello che farete oggi in funzione del vostro lavoro o delle vostre idee. Potreste avere anche la soddisfazione di una notevole affermazione. I cambiamenti in questo periodo possono solo farvi del bene, avrete delle nuove opportunità che scaturiranno da un nuovo incontro. Frequentare persone indesiderate non è un obbligo, se continuerete ad assentarvi prima o poi capiranno che sbagliano e potranno correggere i loro errori. Buone prospettive per i nati di domenica, in amore, in particolare, potreste cogliere in giornata qualche successo inaspettato. I nati di giovedì potrebbero ricevere una lettera o una telefona molto importante. Sappiate distinguere il mattino dalla luce che entra dalla vostra finestra, così allo stesso modo oggi potrebbe bussare alle vostre porte l'amore. Il tempo libero è fatto per divertirsi e per sfogarsi, per fare i vecchietti c'è sempre tempo. Più responsabilità non possono farvi male, è la diretta conseguenza delle vostre decisioni. Vedrete riprendere quasi magicamente la vita sentimentale. In fondo non vi costa poi molto assecondare qualche capriccio del vostro partner, almeno per il momento. I movimenti dei transiti sono eccellenti in questo nuovo giorno del mese di agosto, quasi tutti i pianeti sono in angolo per voi positivo, in particolare Marte, Mercurio, Urano dai segni vostri compagni di elemento, la Vergine e il Toro. Sappiate approfittarne tutte e tre le decadi del segno. Ricordiamo che per una previsione corretta da un punto di vista oroscopico bisogna anche leggere il proprio ascendente e integrarlo con le ipotesi fatte sul segno solare. Possibile che comincino a crearsi nuove condizioni di lavoro, ma dovrete prima superare i piccoli dissapori o certe rivalità. Giove in aspetto contrario vuol dire nuove opportunità di crescita, ma anche il bisogno di avere consensi. Unitevi a quelle persone che sapete saper svolgere il proprio lavoro in modo professionale, senza procedere per simpatie. Avete spesso optato per quest'ultima ed i risultati non sono stati quelli sperati. Preferite sempre avere un ambiente lavorativo ottimale, ma talvolta non basta per poter porre le basi. Insomma, cercate l'impegno e la dedizione, in modo che spronino anche voi a fare altrettanto. Zelante, profondo e selettivo anche nella scelta delle vacanze il trigono di terra in gioco tra Mercurio razionale in Vergine e la Luna nel vostro segno.
Peccato che a infastidirla facendola deragliare dal progetto iniziale entra in scena Giove in quadratura al vostro segno, con una scelta imbarazzante tra opzioni tutte interessanti e auspicabili: occuparvi del restyling di casa, di città o di vacanza, dedicando questa estate a riparazioni o imbiancatura, oppure regalarvi quel viaggetto a cui tenete tanto e al quale per un paio d'anni avete dovuto rinunciare? Il guaio è che la logica vi guida in una direzione, la pancia in un'altra. Sarà quest'ultima a suggerirvi la cosa giusta, seguite le sue indicazioni. Amore ed Eros. Che belli sono gli amori lontani, ne godete il lato romantico, a riparo dalla noia e dalle piccole incomprensioni della routine. Occhio a non dire cose che potrebbero ferire un amico, i segreti del cuore devono restare tali. Cari Capricorno, in amore tutto procede bene così per il lavoro. Avete raggiunto o quasi raggiunto degli obiettivi che vi eravate prefissati. Cosa volere di più in questo momento? Godetevela. Si prospetta un periodo entusiasmante in cui la spinta vitale della sessualità vi ridà vigore ad una nuova interpretazione dei rapporti sentimentali. Attenti a possibili alti e bassi. Fase di appassionato intendersi e ritrovarsi nelle coppie di lunga durata, grazie ai buoni influssi di due padrini dell'espansività e dell'empatia, Luna e Nettuno, entrambi in splendido aspetto, rispettivamente dal vostro segno e dai Pesci, specie se siete nati dal 9 al 17 di gennaio. I cuori solitari, specie se nascono nella terza decade, si consolano con successi erotici a tutto campo. Plutone, in sontuosa congiunzione al segno, è il loro formidabile benefattore. Lavoro e denaro? Utilizzando al meglio le vostre doti e facendo funzionare le antenne, garanti di intuito ed eccezionale sensibilità, riuscite a instaurare buoni rapporti con amici e parenti, vincendo la sottile competitività a favore della cooperazione. Non prendetevela troppo se qualcuno vi farà notare il proprio disappunto, non è certo il momento migliore per voi per mettervi a fare delle discussioni, per questo tirate dritto e fatevene una ragione. Qual è l'attimo che bisogna cogliere, quale l'occasione da non mancare quest'oggi? Vi piacerà organizzare un viaggio in un paese che, da tanto desideravate visitare. È arrivato il momento di prendere l'occasione al volo, senza esitare. Il sogno sta per realizzarsi, Nettuno, pianeta dell'avventura e dell'esplorazione, vi è amico fedele, specie se nascete nella terza decade. Benessere. Benessere psicofisico ritrovato dopo un periodo no, in prima linea una dieta più moderata, quando ci si sente stanchi e frustrati si finisce per mangiare più di quanto il bisogno energetico non richieda. Ed ecco che arrivano i famigerati cuscinetti. Fate attenzione ai colpi d'aria, agli sbalzi di temperatura. Evitate di mangiare, ad esempio, cibi crudi, così facendo non trascorrerete qualche giorno di malessere proprio quando non potreste fermarvi. Per lei, sempre in contatto con l'amica lontana, tra voi migliaia di chilometri, ma la complicità e la confidenza restano immutate. Per lui, adorate tutto ciò che è esotico, forme, profumi, suggestioni artistiche e culinarie solleticano la vostra fantasia. A quando il prossimo viaggio? Solo Neo, micio contrariato, vi graffia il divano nuovo. Colore delle emozioni, violetto. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 9. Finanze, 8. Benessere, 9. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.